Traffico intenso questa mattina sul corso Monte San Gabriele, dove l'intervento di un'ambulanza del 118 e di un'auto medica, che hanno dovuto per forza fermarsi sul ciglio della strada, ha mandato un po' in tilt la circolazione per almeno una mezz'oretta, anche perché non ci sono stati poi interventi, almeno in quel periodo, della polizia locale. Così le macchine sia in salita che in discesa da Corso Monte San Gabriele si sono incolonnate, spesso con incroci che sono stati difficoltosi da sbrogliare. Come vedete, il pullman, poi diversi autoarticolati, camion che evidentemente non hanno percorso la nuova Lecco Ballabio, si sono incastrati in questo che è già un punto sensibile. Ricordiamo Corso Monte San Gabriele, e qui siamo proprio sul ponte della Luna con l'incrocio in via Credè. Dicevamo, per fortuna la buona volontà di alcuni residenti e passanti ha regolato il traffico a senso unico alternato, consentendo al traffico stesso di dipanarsi dopo circa una mezz'ora di grande intensità di traffico. Tutto è bene quel che finisce bene. Adesso l'automedica e l'ambulanza se ne sono andati, però insomma sono stati diversi i problemi.